Roberta, lui ti piace? Sì, beh, bellissimo ragazzo, Maria, però non lo guardo da quel punto di vista. No, dico, ti piace come persona? Sì, sì, molto, molto. A carattere, bello tosto. Le piacciono così. Le piacciono tosti. Certo. Non sottoni, eh? Ma no, è normale. No, anche sottoni quindi mai. Un abbraccio, una domanda, cioè, Roberta, se io do un abbraccio non arrivo moscio. Darti ma la... è difficile, cioè, proprio non abbracciare. Quando mi si dice... Sì, quando mi si dice... Ci sta un problema se una non ti abbraccia. Sì, a me nessuno mi ha detto mi spaventi, capito? Quindi mi chiedo anch'io cosa ho sbagliato nel dare l'abbraccio, cioè... Per me era una cosa normalissima avvicinarmi a una persona con un po' di... Cioè, non è che la volevo... Dall'abbraccio capisci tutto, dare un abbraccio, no? L'odore della persona, il profumo, punto. Tutto. Certo. Quindi senti, una domanda, Roberta. Andrea non ti piace più perché è un sottone? Te l'ho già detto, parla per me. Quelli forti. Io sono convinta che Andrea, fuori dalle telecamere, non è così. Si modula a seconda della persona che ha di fronte. Ma poi tutte queste previsioni tipo maghe con la sfera, dove sono convinta che fuori è. Ma se secondo tu lo conosci? Sì. Secondo me sì. Ma l'hai appena chiamato sottone, Maria. Hai che detto che non ti piacciono i sottoni? Secondo me, quello che fa vedere qua Maria. Sottone, forse Maria, fuori posso? Senza è diverso. Andrea. Ma non è che ti è bruciato un pochino che ti ho detto di no, no? Com'è? Non è che ti ha bruciato un pochetto che no, ho rifiutato? No, Andrea, no. Sta di guarda che ti sto difendendo, ti sto difendendo, non l'hai capito, non l'hai colto. Dicendo sottone mi stai difendendo veramente. Ti ho difeso, sì, non l'hai colto, se vuoi te lo ripeto.